Per prima cosa mettiamo un tondino di ferro di diametro 8 mm in prossimità di ogni palo in legno, impiantandolo circa 40 cm nel terreno. Fissiamo il tondino di ferro al palo di legno a due altezze diverse, utilizzando del filo di ferro che cerchiamo di gestire in modo da non disperdere metallo nell'ambiente e non lasciare parti affilate esposte. Per sicurezza diamo anche una fissatina in prossimità dell'isolatore più alto, che non si sa mai. Ed ora che tutto appare solido, entra in gioco un altro tipo di isolatore, specifico per i tondini in ferro, di diametro variabile. Una rotella dentata che gira su una filettatura funziona come un morsetto e stringe il tondino. Questi isolatori corrispondono al quinto livello di altezza, ovvero il più alto del recinto. Con l'aiuto di un metro a fettuccia misuriamo la distanza tra i pali in legno per dedurre la posizione in cui mettere un'altra serie di tondini in ferro che consolidano la struttura e guarniscono gli spazi vuoti. Ancoriamo i tondini interrandoli fino a circa 40 cm. E con l'aiuto del metro intuitivo installiamo direttamente tutti e cinque gli isolatori da ferro alle varie altezze stabilite, facendo passare i corrispondenti fili nelle apposite guide. E a questo punto è il momento di stendere una fettuccia simbolica, momentaneamente non collegata all'elettrificatore, posta semplicemente come segnale visivo nella speranza che sia sufficiente ad avvertire Caprioli e compagnia bella. Ebbene, la parte strutturale del recinto è ora compiuta, ma prima di passare alla parte elettrica facciamo un breve riepilogo. Il filo elettrico è il cuore di tutto, è il metaforico re della scacchiera, attorno cui pernea l'intero gioco. Allo stesso modo, tutte le componenti del recinto elettrico sono a servizio del corretto posizionamento e funzionamento del filo, a cominciare dall'avvolgitore. Per supportare il filo usiamo gli isolatori. In questo caso abbiamo visto due isolatori per legno, quello semplice e quello a doppio gancio, e un isolatore adatto per i tondini in ferro. Ricordiamo il ruolo fondamentale del tenditore, che sia statico o dinamico, pettinato o imbizzarrito, va sempre bene, purché ce ne sia almeno uno per ogni filo. E, non da meno, ricordiamo l'importanza di creare dei ponti perpendicolari che collegano tutti i fili del recinto,